Ciao a tutti, sono Francesco De Marchi, meglio conosciuto come Cico. Io ho giocato a Padova nel ruolo di schiacciatore, all'occorrenza anche da opposto. Ho fatto 4 stagioni. La prima è stata nel 2007, dove ci siamo salvati soffrendo per quasi tutta la stagione, anche se la prima parte l'avevamo fatta bene, anche arrivando tra i primi 3 posti, quindi una buona stagione. Poi le cose si sono un po' complicate e ci siamo salvati all'ultima giornata. Ritornato nel 2009 fino al 2012, dove abbiamo fatto, insomma, con una nuova società, è stata rifondata, diciamo, una nuova società, nuovi stimoli, nuovi obiettivi. E nel 2011 abbiamo fatto la promozione in A1 ed è stata una cosa bellissima, riportare la mia città, difendere i miei colori per la mia città, ritornare a giocare in A1 l'anno successivo, oltretutto anche avendo avuto grande possibilità di farlo da titolare. Per me è stata un'emozione grandissima. Alla società ne sarò sempre molto grato per quello che hanno fatto nei miei confronti, ma non posso assolutamente dimenticare l'emozione della promozione dall'A2. Questa cosa mi ha anche concesso, mi ha dato la possibilità di iniziare anche con la nazionale maggiore. Sicuramente la mia stagione un pochettino più brutta, diciamo, è stata quella del 2009-2010, dove ho avuto un po' di problemi fisici, prima i polpacci, poi gli addominali. Ho perso, insomma, diverse partite, e ritornare sempre a dare il 100% non è facile, ma sono stato aiutato tantissimo dalla società, dai fisioterapisti. Padova per me è una società top, la considero una tra le migliori e si merita quello che sta facendo, soprattutto in questi ultimi anni. La cosa che mi dispiace è che in una città così, dove lo sport comunque è vissuto tantissimo, non ci sia chi abbia la voglia di investire molto più di quello che c'è adesso per provare a creare veramente qualcosa di veramente grosso. Dei giocatori del passato vorrei essere Davide Tovo, perché lui conosceva tutti e tutti, aveva una grande personalità, era proprio un uomo squadra in tutto. Sapeva gestire, sapeva sgridare, sapeva dirti bravo quando non era il caso, anche se come erano più gli schiaffoni che mi dava per educarmi che altro. Ciao a tutti e forza Padova!